bentornati in Cucina con Agnese. Poche idee creative in questi giorni? Pochi ingredienti in casa? Voglia di mangiare qualcosa di buono, sfizioso? Vediamo noi la ricetta giusta. Un grande classicone, però è un must immancabile, almeno in casa nostra. Peperoni con le uova, specialmente se poi ci facciamo un panino. Non vi so dire la goduria di sapori e di bontà. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochissimi, semplicissimi, quelli giusti. I peperoni, io ho scelto dei peperoni corno, gialli e rossi, tagliati in pezzi grossolani, per un totale di peso già pulito di 500 grammi. Ci serviranno 4 uova, una cipolla bianca che rimane leggermente più dolce rispetto a quella dorata, piccola però non tanto grande perché non voglio che il suo sapore sovrasti poi quello dei peperoni. Ci servono olio e sale, pepe se lo volete, a me in questa ricetta personalmente non piace. Mettiamoci subito i fornelli perché in 10 minuti andiamo subito a tavola. In questa piccola casseruola ho messo 2 cucchiai circa di olio d'oliva extravergine, mi raccomando, quello buono, è a temperatura. Andiamo ad aggiungere la cipolla, lasciamola dorare qualche secondo, continuando sempre a mescolare perché non voglio che bruci ma che prenda solo colore. C'è anche chi mette tutto quanto insieme a partire dalla pentola completamente fredda e poi fa andare i peperoni, però a me piace anche si senta un po' il sapore della cipolla, perché questo sarà un piatto abbastanza rustico, diciamoci la verità. La cipolla è ben dorata, non ci resta altro che aggiungere i peperoni. Un pizzico di sale subito, che così aiuterà i nostri peperoni a cuocere prima. Diamo una bella mescolata. E ora abbassiamo il gas a quasi a minimo e lasciamoli cuocere mescolando spesso per circa una decina di minuti, un quarto d'ora. Vediamo dopo. E nel frattempo ho preparato un piatto per rompere le uova. I nostri peperoni sono ben cotti, ho abbassato il gas, ho sbattuto le 4 uova con un pizzico di sale e ora non ci resta che andare a versarlo sopra i nostri peperoni. Iniziamo a muovere piano piano tutto attorno. Le uova dovranno rapprendersi e insaporirsi bene insieme ai nostri peperoni. E poi non ci resta altro che impiattare e andare a mangiare. I nostri peperoni e uova sono pronti per essere gustati. Avete visto che ricetta facile e veloce e vi assicuro piena di gusto. A noi non resta altro che andare a mangiare, casomai facendo anche i bagel che ho fatto ieri. Avete visto la mia ricetta su Cucina con Agnese? Non perdetevela perché sono anche loro buonissimi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.